Accidenti, è già finita. Voglio visitare il liceo artistico. Vieni a visitare con noi il liceo artistico Preziotti Licini. Vieni, Tisi. Qui continuerai con lo studio delle materie culturali. Nell'area disciplinare comune potrai studiare tutte le materie curriculari, mentre avrai anche le sezioni di indirizzo, che poi visiteremo insieme. Seguimi! Ciao Tisi, qui ci troviamo al liceo artistico Osvaldo Licini. Vieni con me che ti faccio vedere i nostri fantastici lavori. Ciao Tisi, sono una studentessa del liceo artistico Osvaldo Licini e frequento la sezione arti figurative. Qui potrai conoscere e acquisire tutti gli elementi della forma grafica e pittorica e inoltre potrai imparare tutte le competenze della forma bidimensionale e tridimensionale. Siamo anche uno dei pochissimi licei che ancora utilizza la calcografia. Nei nostri laboratori potrai apprendere tutte le tecniche moderne e antiche. E ora Tisi, vieni con me. Questi sono alcuni dei nostri progetti che presentiamo a dei concorsi. Ciao, questo è l'indirizzo figurativo. Qui imparerai le diverse tecniche pittoriche, come la pastiglia, l'olio, il pastello e una nuova tecnica artistica, quella del digitale. Io sto progettando una casa, lui un negozio, lei una scuola. Un giorno anche tu sarai capace di farlo. Conoscerai tutti gli elementi fondamentali dell'architettura, a partire dagli aspetti funzionali ed estetici, dalla storia dell'architettura potrai acquisire molte competenze tecniche, dando importanza all'ambiente che ci circonda. Ciao Tisi! In questo indirizzo potrai studiare le diverse tipologie di vasi antichi e di vasi moderni e potrai realizzare decorazioni e targhe. Attraverso l'utilizzo dell'argilla potrai realizzare tantissime creazioni plastiche, poi verranno decorate attraverso l'utilizzo dei smalti ceramici. In questo indirizzo progetterai, attraverso schizzi preliminari a mano libera, disegno tecnico tradizionale e al computer con rappresentazione CAD in 2D e in 3D, oggetti della vita quotidiana, come un vaso, la sedia, la lampada e anche un'automobile. Scoprirai che dietro a questi strumenti ci sono dei codici costruttivi che ti guideranno in un nuovo modo. In questo indirizzo si studieranno le diverse lavorazioni dei metalli del passato e anche quelle del presente. Attraverso lo studio metodologico delle opere del passato potrai anche tu realizzare dei magnifici gioielli con l'applicazione di pietre preziose che tu avrai tagliato nella maniera più complessa. Anche per gli elaborati di arte sacra del passato potrai osservarli e ricrearli con tutte le tecnologie del presente nel nostro istituto. Si progetteranno i gioielli e i diversi elaborati di arte sacra. Benvenuto nel nostro laboratorio di grafica. Qui potrai conoscere tutte le tecniche digitali attraverso l'uso di una tecnologia specifica presente nei diversi aule multimediali. Inoltre riuscirai a realizzare della grafica editoriale antica e moderna. Potrai progettare capi di abbigliamento con grafica personalizzata, loghi, adesivi, video animati e tanto altro ancora. Come per esempio il nostro ultimo lavoro assieme a una casa editrice locale. Potrai progettare maschere, studiarne i componenti cromatici, utilizzare le diverse tecniche come ad esempio la garzatura. Potrai studiare i vari teatri dell'antichità, progettare allestimenti scenografici da mettere poi in scena, realizzare modellini e potrai anche studiare costumi del 600, 700, 800 in tutto il loro splendore.